grande risposta, prima caratteriale, non avete preso gol, ma allora una prima mezz'ora difficile perché l'Empoli era molto compatto, poche linee di passaggio. Poi dopo invece lo strapotere della tua squadra, io credo che l'atteggiamento, la testa, quel lavoro che hai fatto secondo me anche tu in questi giorni ha fatto capire, e mi viene in mente la risposta che l'Inter aveva dato a Udine, no? Anche lì caratteriale, dopo la partita nel derby l'Inter poi dopo sa quali sono i suoi punti di forza e li ha trasformati anche stasera. Sì, sono d'accordo, insomma i ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice, insomma avevamo visto l'Empoli in questi due giorni, cosa aveva fatto qui in casa, aveva preso un gol in tutte le partite che aveva fatto con la Juventus e con Napoli, aveva fatto due grandi gare, sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi che puntualmente si sono visti, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo gestito la palla, siamo stati probabilmente poco rapidi di muoverlo da una parte all'altra, però insomma ho detto ai ragazzi che poi la lunga l'Empoli si sarebbe stancato, in più avevano avuto l'espulsione, portandoli da una parte all'altra continuando a muovere la palla, prima o poi avremmo trovato la situazione, il gol, e così è stata, ma un'ottima vittoria che la volevamo con tutte le nostre forze. Edoardo Testoni per Inzaghi. Sì, buonasera Inzaghi. Ciao, buonasera. Ma io le porto un'immagine, quella del recupero al 93esimo a fine partita con punteggio già acquisito di Lautaro spallata per andare a recuperare palla e poi diciamo creare qualcosa. Eccola qui. Ci racconta cosa c'è dentro questo tipo di atteggiamento di Lautaro, l'abbiamo anche appena sentito, ha parlato anche del settimo posto al Pallone d'Oro, no? Dicendo che si aspettava qualcosa di più, però oggi anche l'esultanza dopo il gol, insomma, c'era dentro tanto in questa partita di Lautaro. Beh, chiaramente insomma siamo tutti soddisfatti per l'Auti, che sappiamo insomma per un attaccante, io lo so bene cosa vuol dire fare gol, ma l'Auti per noi sarà sempre una soluzione, mai un problema, perché nonostante in campionato avesse una media più bassa rispetto agli altri anni, secondo me ha fatto tutte buone partite, poi chiaramente un attaccante vive di momenti ed è per quello che ha fatto due gol per tutta la squadra, insomma, noi dobbiamo continuare a lavorare, poi le soddisfazioni personali chiaramente vengono dopo le soddisfazioni di squadra. Mister, abbiamo sentito poco fa sia Frattesi che Lautaro e hanno parlato entrambi di un po' di stanchezza, inevitabile, no? Quando si gira tanto, quando si gioca sempre ogni tre giorni, forse anche stanchezza mentale. Io le chiedo se è soddisfatto della gestione delle risorse fino a questo momento e quanto è contento anche di inserire un giocatore nuovo come Palacios per dargli un po' di minuti e fargli assaggiare questa Serie A. Beh, quello sicuramente è positivo, Palacios è un giocatore giovane che è arrivato due mesi fa, che si sta impegnando tantissimo, chiaramente c'era grandissima soddisfazione nei ragazzi per questo suo esordio, perché lavora tantissimo e bene, un giocatore di assoluta qualità che avrà un grande futuro, adesso lui deve capire, deve lavorare, deve studiare dai suoi compagni più esperti che ha davanti, ma chiaramente ci darà soddisfazione. Le chiedo se sta già pensando un pochino a quella che sarà la partita fra una decina di giorni contro Antonio Conte, contro il Napoli, se questa è un po' anche una risposta alla vittoria di ieri contro il Milan, proprio della squadra di Conte. Ma è una risposta a noi, perché io questi due giorni e mezzo ero un misto dentro di me, perché insomma vedere una partita come l'ha fatta la mia squadra domenica, c'era qualcosa che non mi tornava, perché secondo me per quello che abbiamo fatto avremmo meritato di più, però il calcio è questo, lo conosciamo, ci siamo da tanti anni, probabilmente dovevamo fare ancora di più. Poi in questi due giorni e mezzo abbiamo lavorato, abbiamo cercato di recuperare, chiaramente la gestione delle forze è importante, perché stiamo giocando ad un ritmo elevatissimo ogni due giorni e mezzo con delle defezioni, perché insomma avevamo a casa della gente per noi importantissima e quello insomma ci limita un po' la gestione. Penso a Barella e Acerbi che erano alla quarta partita consecutiva, lo stesso Mkhitaryan. Frattesi ha giocato mezz'ora con la Juve, le altre tre, Roma e Berna, e stasera le ha giocate tutte, quindi in mezzo al campo in questo momento, non avendo Aslani che stasera è venuto ed era disponibile per una piccola parte se ci fosse stato il bisogno, perché insomma mi avevano detto anche per Aslani di aspettare, stiamo giocando da Roma in queste quattro partite con
con tre centrocampisti. Poi fortunatamente abbiamo recuperato Zelinski, che ci ha dato una grande mano in queste due partite e mezza. Grazie Zaghi, è comparso anche il gol del Parma che hai parlato.